Ben ritrovati, in questa occasione andiamo ad intervistare un'altra celebrità del mondo del doppiaggio e sto parlando di Gabriele Patriarca. Ciao Gabriele. Ciao. Grazie per il tempo che ci dedichi e quindi siamo molto curiosi di sentire direttamente da te un pochino qual è stato il tuo percorso nel settore, insomma, del doppiaggio che ti ha portato alle tantissime meravigliose interpretazioni di cui sappiamo bene. Grazie, troppo buono. Niente, io come tanti altri miei colleghi, miei amici, ho cominciato da bambino. Avevo 7 anni e è stato un caso perché facevo delle cose in presa diretta. Ho fatto una fiction che si chiamava Dove comincia il sole con Barbara De Rossi, insomma, un prodotto italiano. E facevo il figlio di questa, insomma, di questa famiglia. E abbiamo girato anche in Irlanda, abbiamo girato delle parti in inglese, c'erano degli attori anche tedeschi in questa, diciamo, soppopera, possiamo chiamarla così. E praticamente poi tornati a Roma mi sono dovuto doppiare e ho iniziato con Gianni Giuliano che curava la direzione del doppiaggio proprio di questa cosa, dove mi sono dovuto ridoppiare in alcune scene e mi ha insegnato i vari trucchetti del mestiere. Io poi, per esempio, da bambino avevo anche un po' un'inflessione romanesca, insomma, data anche dalle mie origini. E invece lui, insomma, mi ha insegnato molto. Poi da lì, sai, i bambini nel doppiaggio sono sempre pochi, quindi si tende anche, si è sparsa la voce, mi ha cominciato a chiamare qualche altro direttore di doppiaggio e quindi ho iniziato piano piano e ho imparato strada facendo, diciamo. Ti sei ridoppiato, ma hai notato che è più difficile o più facile doppiare se stessi? Ma devo dire che quando sei un bambino non hai bene la percezione. Io in realtà non te lo so dire perché l'ho trovato, è stato, sono stato aiutato molto dagli adulti, insomma, che mi hanno spiegato come fare. Quindi io l'ho trovato molto naturale. Dovevo solo rifare le cose che avevo, emozioni che avevo già provato, quindi era molto facile. Credo che sia invece molto più difficile fare, cioè, insomma, riportare in italiano delle emozioni che non provi tu in prima persona. Come ha influito il tuo lavoro, per quanto riguarda la tua vita sociale? Allora, diciamo che è stato un po' abbastanza difficile all'inizio coniugarlo, anche, sai, quando sei bambino con la scuola, gli amici, eccetera, però i miei genitori sono sempre stati molto abili, insomma, nel non farmi pesare troppo questa cosa, anche perché gli chiedevo sempre io di poter continuare e continuare con questo prima hobby e poi è diventato un vero e proprio lavoro. La cosa positiva è che addentrandoti nel mondo del lavoro da piccolo riesci a capire delle cose, insomma, secondo me maturi un po' prima rispetto ad altri coetanei, ho visto, Sicuramente. insomma, sicuramente è quello, però devi fare i conti anche, ecco, con i tuoi impegni, quindi devi proprio organizzarti. Io a 16 anni ho cominciato ad organizzarmi l'agenda da solo, perché prima prendeva i turni mia madre. Devi organizzarti gli spazi anche per giocare a pallone, per uscire con gli amici, andare, che ne so, in discoteca, al pub, piuttosto che andare in giro, insomma, come qualunque altro adolescente. Quindi diciamo che la mia vita, cioè nella mia vita ha influito, secondo me positivamente, nel senso che io mi ritengo abbastanza maturo adesso, a 24 anni, e ho fatto comunque, sono riuscito a fare tutte le esperienze anche adolescenziali, quindi sono molto contento. Però mi ritrovo adesso un lavoro bellissimo, che è anche la mia passione, come recitare, insomma. Preferisci o ti trovi meglio a doppiare film o cartoni animati? Beh, devo dire, allora, doppiare i film secondo me è più difficile. Perché comunque l'attore, che spesso questi ragazzi che recitano, soprattutto statunitensi o inglesi, sono bravissimi e lì devi esprimere, non solo devi doppiare con le parole, ma devi riuscire, noi diciamo anche devi doppiare gli occhi, devi doppiare le mani, cioè Bella questa. devi cercare di dare un'emozione che spesso nei cartoni animati, anche come target, non è richiesta. Ci sono dei cartoni animati anche molto belli che vogliono esprimere delle emozioni e delle cose, però in genere sono per bambini, sono dei passatempi, insomma. Quindi nei cartoni animati c'è più modo di divertirsi molto, quindi di inventarsi magari una caratterizzazione e di divertirsi anche con i collaboratori, col direttore, con l'assistente, con il fonico. Nei film sei più legato proprio a quello che succede, sei più concentrato a volte, quindi devi esprimere meglio un'emozione reale, che nei cartoni invece in genere è sempre una cosa un po' sopra le righe. Quindi diciamo che secondo me
doppio meglio i cartoni animati perché mi diverto di più, però è molto più difficile doppiare i film. Ti trovi meglio a doppiare in colonna separata o con gli altri colleghi in sala? Ah, non c'è dubbio, no, stavo per dire in colonna separata, ma stavo scherzando. Con gli altri colleghi, chiaramente, facciamo dei turni, a volte, ora capita sempre meno spesso, insomma, purtroppo, ma a volte ci capita fare turni 4-5 ragazzi, 3 ragazzi, o anche con altre persone più adulte. È veramente divertente e soprattutto dai qualcosa in più. Inevitabilmente senti meglio quello che ti sta vicino, ti rapporti più anche come volumi, come portato con lui, riesci, sì, assolutamente riesci a dare di più. Sai, a volte però capita che fai i turni con 3 persone, però purtroppo dall'America ci chiedono le piste incise in colonna separata, quindi tu fai le prove tutti insieme e poi cominci a incidere separatamente. Questo è anche un po' brutto perché, come sai, tutto il tempo alleggi insieme, però poi non puoi incidere. Però devo dire, è meglio stare in 3 al turno piuttosto che stare da solo, che è molto più faticoso perché devi fare una mole di un quantitativo di righe maggiore. E poi è anche molto meno divertente. Non c'è dubbio che quando stai con più persone c'è anche il momento goliardico, la battuta. Ci separate più alienante. Certo, esattamente.